Questo video è in collaborazione con Nico619. Se volete vedere la seconda parte di questo video, la trovate sul suo canale, link in descrizione. Mi raccomando, iscrivetevi in tanti. E ora iniziamo. Copax presenta 5 idee miliardarie che in realtà sono state rubate. Buona visione. Snapchat. Nel marzo del 2017 Snapchat vale 33 miliardi di dollari, ma la sua strada per il successo non è stata così facile ed ora è sotto processo per colpa di Zuckerberg. La storia narra che nell'estate del 2011 tre amici, Evan Spiegel, Bobby Murphy e Reggie Brown, i quali erano ex studenti dell'università di Stanford, ebbero l'idea di creare un'app per il sexting. Successivamente realizzarono che avrebbe avuto molto successo, ma il trio cadde a pezzi quando Brown sentì una conversazione tra Spiegel e Murphy, i quali lo volevano cacciare dal business. Così Brown li citò entrambi in giudizio per averlo tradito. Dopo la causa, che durò un anno e mezzo, Brown ricevette 158 milioni di dollari per andarsene, e attualmente Spiegel e Murphy conducono ancora l'app miliardaria. Avatar. Il film Avatar incassò la gigantesca cifra di 2,7 miliardi di dollari nel 2009, ma molti spettatori, tra cui molti critici, dissero che il film in questione era una copia di alcuni film creati precedentemente, come Balla coi lupi, Pocahontas e Ferngully. Così il regista James Cameron fu citato in giudizio. Bryant Moore, un sceneggiatore del film, chiese un risarcimento per i danni pari a 2,5 miliardi di dollari. Nel 2014 il giudice negò le accuse di copyright di Moore e il caso venne abbandonato. Lego. Attualmente i Lego sono tra i miei giochi mai prodotti e sono anche un ottimo gioco per passare il tempo. È un'idea molto semplice ma allo stesso tempo brillante, non si può fare a meno di chiedersi come abbiano fatto i creatori ad arrivare prima degli altri. Bene, ci sono alcune persone che credono che loro non siano i primi. Questi dubbi pervengono a causa della creazione della Kiddycraft, che avvenne 10 anni prima che i Lego inventassero i loro blocchi di plastica. Si narra che nel 1939 lo psicologo per bambini Larry Page creò un nuovo giocattolo. Questi erano proprio dei blocchi di plastica che permettevano ai bambini di costruire qualsiasi cosa, da delle piccole casette a dei grattacieli. 8 anni dopo, il fondatore della Lego, Christiansen, comprò una macchina per stampare oggetti in plastica. Successivamente, Christiansen copiò il set della Kiddycraft. Il resto ovviamente è storia. La Lego ormai è diventata la figura di questi piccoli blocchi in plastica che nel 2016 portano l'azienda al valore di 3,4 miliardi di dollari. Page mise fine alla sua vita suicidandosi nel 1957 dopo che le vendite della sua compagnia calarono drasticamente. Oreo. Dalla creazione di Oreo, nel 1912 circa 450 miliardi di Oreo sono stati prodotti in tutto il mondo e sono stati etichettati come i biscotti preferiti dagli americani. Tuttavia, l'idea del biscotto di cioccolato riempito di crema potrebbe essere stata rubata dalla Hydrox, che iniziò a produrli nel 1908, quindi 4 anni prima dell'inizio degli Oreo. I biscotti Hydrox dominavano il mercato dei biscotti, fino a quando la Nabisco arrivò con i suoi nuovi biscotti, chiamati Oreo. La compagnia che possedeva Hydrox tentò di competere contro la Nabisco, ma gli Oreo furono gli unici vincitori. Attualmente Kraft, che ha acquistato la Nabisco nel 2000, guadagna circa 1,5 miliardi di dollari all'anno, solamente grazie agli Oreo. Microsoft. Per anni sono circolate voci che dicevano che l'azienda Microsoft, che attualmente vale circa 85 miliardi di dollari, non avesse creato da zero i codici sorgente per il sistema operativo MS-DOS, cioè il predecessore di Windows. Qualcuno ha inoltre detto che il codice fu copiato dal sistema operativo CPM, che venne programmato da Gary Kildall, della Digital Research. Bob Zeidman, un ingegnere elettrico, ha analizzato entrambi i sistemi molteplici volte, tuttavia non è ancora riuscito a confermare le sue accuse, ma non vuole arrendersi. Infatti, ha annunciato che avrebbe donato 200.000 dollari a chiunque fosse riuscito a provare che MS-DOS copiò il sistema operativo CPM. Oggi salutiamo Rafda82, Lord Lorex, Riccardo Dazzi e The Killer Gamer. Il video termina qua, se ti è piaciuto lascia un like, un commento, ma soprattutto iscriviti e condividi il video con tutti i tuoi amici. E noi ci rivediamo al prossimo video.